Ciao a tutti, cari amici del Covo di Diana. Oggi vi porterò a Putignano, città del carnevale, tra funghi, castagne e farinella. Cos'è la farinella? Questo alimento ha dato il nome alla maschera rappresentativa del carnevale di Putignano, farinella appunto. Quando a Putignano si seppe dell'arrivo dei saraceni, pronti a fare ancora una volta razzia di beni e di viveri, gli abitanti pensarono bene di allontanarli fingendosi malati di un terribile male. Come? Si cosparsero viso, braccia e corpo di farinella. Appena arrivati alle porte di Putignano, i saraceni si trovarono davanti una scena apocalittica. Gente mezza nuda e dalla pelle giallastra, che urlava e si dimenava. Gli invasori, terrorizzati, abbandonarono il paese scappando via. La farinella è uno sfarinato di ceci e orzo tostati, con l'aggiunta di sale. Un alimento semplice e sostanzioso, perché ricco di proteine. Un prodotto enogastronomico made in Putignano. Infatti, tutta Putignano è sporca di farinella, la sua storia, i libri che la raccontano, le sue mura, la sua gente. Si chiama Farinella la maschera del suo carnevale, il più lungo d'Europa, nato nel 1394 con un corteo di contadini che festeggiavano, tra motti, farinella e canti in rima, l'arrivo delle reliquie di Santo Stefano. I contadini putignanesi per secoli hanno mangiato farinella. La portavano con sé nei campi in sacche appese in vita e la mangiavano con i fichi freschi, con l'uva, oppure solo con acqua, olio e sale o con erbe selvatiche e olive. Ciascun putignanese, o chiunque si sia fermato anche solo di passaggio a Putignano, non ha potuto non avvertire quell'aroma di ceci e orzo tostati. Assaggiare e scoprire quel sapore inconfondibile, ottimo con il sugo di pomodoro o verdure cotte. I bambini di Putignano per secoli hanno mangiato farinella con zucchero e una goccia d'olio. Thank you.